Calma il mio cuore, Signore. Acquieta i pensieri della mia mente. Rallenta i miei passi frettolosi. Con la visione lieta del tempo che placido si distende nell'eterno. Dona al tormento dei miei giorni la pace dei colli eterni. Sciogli la tensione dell'animo con il ricordo dei ruscelli che mormoravano nelle valli. Incanta le mie notti insonni con la magia di sogni beati. Dona carezze alle mie mani, alla mia bocca dolci parole, al mio cuore palpiti d'amore. Lascia, Signore, che affidi al solco della vita valori perenni, perché il mio spirito si levi sicuro verso le stelle. Calma il nostro cuore, Signore. Bentrovati a tutti, buona domenica Don Salvatore, buona domenica Valentina. Buona domenica anche a voi. E allora, calma il nostro cuore, Signore, perché a volte ecco, alcuni argomenti poi ci spingono ad essere un po' troppo esuberanti, Don Salvatore, un po' ci viene un po' d'ansia quando ci sei tu, perché dobbiamo essere sempre preparati, sempre sul pezzo. È vero, Valentina, Don Salvatore è uno che sa tutto. Ma non è vero. Dire a uno che sa tutto vuol dire che gli ha appena detto che non ha capito niente. No, non è così, scherziamo ovviamente, è sempre gioia nei nostri studi, la domenica soprattutto quando ci sono loro. E allora seguiamo questo sinodo che sta andando avanti, tanti sono i frutti, noi piano piano li stiamo raccogliendo, però è domenica, giorno dedicato al Signore, si va a messa. E certo. C'è qualcuno che già ci è andato, qualcuno che ci andrà, noi abbiamo bisogno di un po' di preparazione, è vero Don Salvatore? Certo, anch'io, così poi nell'omelia. Approfitti? Allora ascoltiamo Padre Ernesto della Corte che è già in collegamento. Ben trovato Padre Ernesto. Grazie a voi, buona Pasqua della settimana e grazie per questo siparietto così breve ma così intenso, perché oggi è un monito molto forte quello del Vangelo, cara Anna Maria, sì. Perché Gesù davanti alla richiesta di Giacomo e Giovanni, che pure sono i discepoli tra quelli più intimi di Gesù, vogliono stare seduti alla destra e alla sinistra, e nel mondo semitico indicava i posti di onore. Gesù dice: guardate che voi non potete bere il mio calice, non potete essere immersi nella mia passione. Gesù sta parlando in modo velato della passione. Ve la farò fare io questa partecipazione, ma ora tra voi deve esserci una logica diversa, non quella dei potenti del mondo che schiacciano le nazioni e dominano sugli altri. Tra voi però non è così. C'è questa frase che è proprio scultorea, è proprio incisa come in una pietra e ci si mette davanti oggi in un modo luminoso. Tra voi però non è così. Notate al presente questa espressione. Davvero essere credente significa che non deve essere così, cioè nessun fratello deve comandare sul fratello. Siamo tutti a servizio, dal Papa all'ultimo dei cristiani. E quando il servizio viene stravolto e diventa potere, è una logica diabolica, direbbe il libro della Genesi, è la logica del serpente, che vuole ancora una volta, con la scusa della falsa umiltà, dominare sull'altro. Chi domina non serve, e chi non serve, cioè non è davvero nella logica cristiana. Ed è un ottimo spunto per riflettere nella nostra domenica insieme. Grazie Padre Ernesto, alla prossima. Grazie a voi e l'augurio ai vostri a tutti quelli che vi seguono di non ingannarsi o di farsi ingannare né dalla ricchezza né dal potere, ma di rimanere umili nel servizio, come ha fatto Padre Pio, che fino in fondo è sempre stato nel servizio con umiltà e qualche volta anche in grandissimo silenzio. Ecco, su questo ci soffermiamo. Grazie ancora. Grazie a voi, buona Pasqua. Buona Pasqua della settimana a te, Padre Ernesto. Buona Pasqua della settimana, ormai è diventato il nostro slogan, bello, Salvatore. Molto bello, molto vero. Molto vero, ma quanto è difficile poi insegnare l'umiltà ai ragazzi, ai giovani? Forse Valentina ce lo può dire, visto che nell'ambiente ci sta, insomma, ed è protagonista. Si conosce questo senso, si vive questo senso del servizio, di essere al servizio degli altri e comunque di essere umili? Si conosce, secondo me si ha anche il bisogno, però alle volte noi giovani penso che tendiamo a essere un po' egoisti, dobbiamo riscoprire meglio questa logica del dono, del servizio, del mettersi anche, di donare se stessi al prossimo. Cercare insomma di mettersi anche all'ultimo posto. Don Salvatore che frequenta anche gli adulti, insomma è difficile anche dare l'esempio ai giovani. Beh sì, in verità voglio dire la tentazione di risolvere
quel bisogno di esserci, di essere notati, di essere apprezzati, che abbiamo tutti ed è un bisogno naturalissimo, la tentazione di risolverlo nel mi impongo, mi faccio valere, soprattutto faccio sì che io sia al centro dell'attenzione e per fare questo magari metto in atto dei meccanismi anche poco accoglienti, no? Poco umili appunto, è una tentazione che viviamo tutti, ma proprio tutti, ad ogni livello. Per cui, ecco perché questa parola ci dà un cambio di registro. Ci scuote. Nel mondo è così, ma non sia tra voi così. Ecco, quel passaggio del Vangelo è molto, molto bello, molto forte, e ci fa capire anche tutta la novità, che è una novità che non annulla, cioè Gesù non vanifica questa domanda, questo bisogno che tutti abbiamo di emergere, di farci notare, di esistere agli occhi degli altri. Ma a questa domanda dà una risposta diversa, la risposta del vuoi essere il primo, va bene, cerca di essere l'ultimo e vedi che sarai il primo nella maniera più corretta, più bella, vuoi essere il più grande, mettiti al servizio, no? Quindi, sembra così semplice. Sì, in verità lo è molto semplice, il problema è che le dinamiche attraverso le quali bisogna mettersi al servizio oggi sono guardate con grande sospetto, perché ma come, devo essere veramente l'ultimo? Gesù in questo Vangelo usa due termini, essere servo, essere diacono al servizio ed essere addirittura schiavo, cioè vuoi essere il primo, diventa l'ultimo della catena. Però c'è un po' anche una contraddizione in questo, no? Ai giovani si dice sempre, anche a proposito del sinodo, andate dietro ai vostri sogni, seguiteli, cercate di realizzarli, avete dei desideri, si invita ad essere anche ambiziosi in questo senso, non c'è un controsenso per poi dirgli calma, fatevi ultimi, cioè come dire, fate passare prima gli altri, voi restate indietro. Sì, ecco, forse l'idea di associare la realizzazione del sogno al fatto di essere i primi, primeggiare, cioè l'essere protagonisti, è un invito che spesso Papa Francesco fa ai giovani o fa alla comunità ecclesiale chiedendo che i giovani possano diventare sempre più protagonisti, ma una cosa è essere protagonisti, cioè i primi nella lotta, protagone, come dice la parola, no? Altro è imporsi sugli altri, altro è far pagare agli altri il prezzo di una presenza che diventa ingombrante. Invece altro è una presenza in mezzo agli altri che diventa dinamica, che crea vita, che crea dinamismo. È un po' come la presenza di una mamma che gioca dietro le quinte di una vita familiare e per questo la vita familiare va avanti. Ma non sempre qualcuno si sogna di dire alla mamma, mamma grazie perché oggi hai stirato, hai cucinato, hai pulito. E hai fatto molte cose che io nemmeno ho visto perché le facevi mentre io ancora dormivo. Magari sta succedendo proprio adesso, a quest'ora di domenica. E allora c'è un altro sogno che non tutti i ragazzi forse hanno davanti, quello di unirsi in matrimonio, di sposarsi. Ci sono coppie che lo fanno però, vero, Don Salvatore? Sì, ancora tante, io proprio in questi Qualcuno, giorni... se si frequentano ambienti appunto con i giovani, molto spesso... si sente dire, ma no, ma che fai? Già ti vuoi sposare, ma non è per te. Sì, aspetta. Non sono solo i giovani a dire questo, molto spesso sono quelli gli adulti che sono già sposati, per cui sembra una testimonianza molto forte, perché se lo dicono proprio le persone sposate, vuol dire che insomma c'è qualcosa che non va nella realtà. Però devo dire che proprio in questi giorni nelle parrocchie cominciano i corsi diciamo di preparazione, per esempio al matrimonio, e nella mia parrocchia io ho ricevuto già tante richieste di informazione e quindi alcuni si sono già iscritti, per dire che evidentemente si sente ancora tanto il bisogno della, diciamo, si sente ancora la vocazione, il desiderio, il sogno di unirsi a qualcuno per vivere insieme qualcosa di grande. Ci vuole coraggio, Valentina, secondo te, per fare una scelta del genere? Abbastanza, cioè occorre impegnarsi, occorre rinunciare a un po' di libertà perché... Sulla rinuncia non siamo d'accordo, vero? Non si rinuncia a niente, a cosa devi rinunciare sposandoti? Però sul coraggio e l'impegno ha ragione. Sì, in verità diciamo la frase di Valentina è vera nella pratica, nel senso che effettivamente nel momento in cui decido di accogliere qualcuno nella mia vita nella maniera così strutturata come la vita matrimoniale, so che devo gestire la mia libertà in maniera diversa, ma in verità uno rinuncia alla propria libertà perché semplicemente sceglie un altro compito, il compito di aiutare la libertà dell'altro, di custodire la libertà degli altri, quindi questo è molto bello questo passaggio. Noi abbiamo Valentina che è super preparata. Adesso sapete chi parla di coraggio, di impegno, di matrimonio, di scelte, allacciandosi anche alla vocazione? Un nostro carissimo amico, Paolo Pugni, che adesso vi presento perché
ha pronto per noi il caffè e ritorna anche per questa stagione. Eccolo qua. Grazie Paolo, ben trovato. Buongiorno e buon caffè. Buon caffè Anna Maria, tutti i telespettatori ovviamente e i tuoi compagni in studio. Capita a volte che si sentono alcune persone di una certa età, insomma vuol dire vecchi come me fondamentalmente, che rivolgendosi a dei giovani, magari ai figli, ai parenti, che intorno ai 20-25 anni stanno mettendo in cantiere un progetto definitivo di matrimonio, capita sentire dire: ma cosa stai facendo? Ma goditi la vita, ma lascia perdere queste cose, ma pensa a spassartela, ma pensa a spassartela. Capita ed è un gran peccato perché forse non lo sanno, ma stanno privando di una grandissima ricchezza questi ragazzi, stanno defraudandoli, stanno indirizzandoli verso un deserto e negando loro una grande ricchezza di un'oasi piena di frutti, di acqua e di dolcezze. Beh, mica soltanto dolcezze si intende, ma perché tutte le cose che contano in fin dei conti hanno bisogno di metterci dentro fatica, hanno bisogno di metterci dentro impegno, perché senza l'impegno non vai da nessuna parte, senza l'impegno non arrivi in cima a una montagna, senza l'impegno non sai goderti i bei tramonti, i meravigliosi momenti dell'alba, queste cose splendide che in fin dei conti fanno la bellezza di una vita insieme. Perché diciamolo, quale amore non è per sempre? Quale amore potrebbe essere definito passeggero, momentaneo? Quale promessa può non avere dentro di sé l'eternità? Persino Billy Joel in una canzone diceva: ti voglio così come sei, ma ti voglio per la vita. Ho preso i momenti buoni, prenderò quelli cattivi. Ma è stare insieme a te la cosa che conta di più, perché insieme possiamo persino superare lo stridio di un tram sullo sfondo che sta cercando di fare di tutto per rovinare questo messaggio. Perché così è la vita, ci sono i tram sullo sfondo che cercano in qualche modo di rendertela complessa, di farti perdere la capacità di ascoltare, l'ascolto. Lo stesso Winston Churchill, in fin dei conti, agli inglesi, nel momento della loro più buia ora, promise soltanto sangue, sudore, fatica, terrore, paura, impegno. E insieme ce la fecero a vincere la loro battaglia, ce la fecero a sconfiggere il male che stava opprimendo le loro vite e a tirarsi fuori. E allora quale grande gioia ne ebbero in cambio. Adesso non dico che la vita insieme, il matrimonio sia questo, c'è un pizzico forse anche di questo, ma le gioie sono decisamente di più e ve lo posso dire perché ne ho tanti anni alle spalle. E allora buon caffè a tutti voi, buon caffè ai giovani, buon caffè a coloro che hanno il coraggio di buttarsi in un'avventura che magari adesso li spaventa perché non la vedono fino in fondo, non la controllano fino in fondo, ma questo è il bello, lasciare il controllo e farsi avvolgere dall'amore e farsi portare là dove non immagineremmo mai. Buongiorno, buona domenica e buon caffè. Grazie Paolo, grazie. Molto utile questo caffè, eh? Mentre si sorseggia, magari a casa qualcuno l'ha fatto davvero, io non ho nulla da offrirvi in questo momento, però vi invito alla riflessione. Don Salvatore, ci vuole tanto coraggio, tanto impegno, come dicevamo prima. Sì, insomma, beh, sicuramente le cose belle, grandi della sono vita... Sono anche un po' difficili. Sì, sì, sono difficili, chiedono impegno, chiedono sacrificio. Non solo perché sono difficili in sé, ma anche perché secondo me c'è una godibilità delle cose diversa qualora per averle, per ottenerle, per raggiungerle, per costruirle chiedano un impegno particolare, forte. È diverso, un po' lo diceva Gabriel García Márquez nel suo testamento, no? Dice: molti sono convinti che la felicità si trovi stando sulla punta delle montagne, invece io ho scoperto che la felicità si costruisce risalendo la scarpata. Caspita. Lasciamoci andare, non tantissimo. Breve pausa e ritorniamo insieme. Torniamo nei nostri studi, gioia e dolore durante la pausa, perché Don Salvatore qualche frecciatina la lancia sempre, voi non lo sapete, a Valentina adesso è testimone. Bene, sappiamo qualcosa. No, sono le frecce dell'eroe del Salmo. Allora, praticamente, diciamo, non diciamo quello che insomma ci hai detto, perché
a volte, insomma, uno ci può rimanere male, però noi andiamo avanti. Calma il mio cuore, Signore. Oggi è la preghiera che abbiamo ascoltato all'inizio della puntata ed ecco che ritorna utile. Don Salvatore, parliamo di questi giovani, va, che meglio. Oh. Rassegniamoci al fatto di non esserlo più io e te, sì, rispetto infatti, a Valentina. Valentina lo è ancora. E ai tanti telespettatori che ci seguono. Arrivano delle voci, no? Da Roma, è lì poi che si incontrano. Chissà cosa verrà fuori dopo, noi non vediamo l'ora anche di, insomma, di saperne di più. Certo. E abbiamo ascoltato una testimonianza che Valentina ha suggerito, se volete potete andare a cercarle anche voi sul sito di Azione Cattolica, ci sono le voci dal sinodo, dei ragazzi che come membri esperti partecipano insieme ai vescovi, sì, e quindi ci danno i primi risultati, i primi... Si può dire, sì, almeno le prime sensazioni, exit poll. Sì, ci rimandano un po' quelli che sono i primi passaggi che stanno vivendo, i primi momenti, no? Le prime discussioni, o comunque lì dove si cominciano ad allargare delle questioni, cominciano a diventare importanti, o magari si intravedono già eventuali nuovi passaggi. C'è una frase particolare, però ascoltiamola da Gioele, sì, che abbiamo già conosciuto la volta salutiamo. Scorsa. Sì. Ciao Gioele. Ascoltiamo che cosa ci dice, perché c'è una frase che ha colpito me, sicuramente insomma c'è bisogno di spiegarla un po' di più. Ciao ragazzi, siamo qui nell'atrio del Sinodo, è appena finita un'altra giornata di lavori e diciamo che in questi giorni, in questa seconda settimana, abbiamo rotto il ghiaccio. Dopo i primi giorni in cui noi giovani cercavamo di ambientarci un po', ora siamo più liberi, più sciolti, abbiamo anche iniziato a prendere la parola nei momenti di dibattito libero, quindi cerchiamo di portare un po' di vivacità. Ieri un vescovo ha detto dobbiamo uscire dalla scatola, get out of the box, era delle isole del Pacifico, e noi abbiamo provato a portare questo, in particolare quando si parla di vocazione. Che cos'è vocazione? Vocazione è qualcosa che abbiamo tutti, anche i nostri amici che sono magari non credenti, però si sentono chiamati a qualcosa di buono. E quindi questo sinodo sta iniziando a riflettere su come accompagnare tutti i giovani in modo generoso, sapendo che chissà il loro approdo poi a un percorso di fede è nelle mani di Dio. Beh, intanto il grande Gioele che in questi giorni ci sta tenendo informati, no? Ci aggiorna giorno per giorno con dei post anche su Facebook, per cui lo stiamo seguendo, lo ringraziamo di questo lavoro, ma soprattutto del fatto che lui insieme agli altri giovani stanno aiutando i padri sinodali a guardare non solo ai giovani, ma a guardare in maniera giovane alle questioni, perché proprio Rossano Sala, che è uno dei segretari, del segretario speciale del Sinodo, notava proprio questo, introducendo questo lavoro che sono gli Strumentum Laboris, lo segnalo soprattutto per gli educatori o per quanti sono appassionati al tema dei giovani del Sinodo, c'è questo lavoro già edito nelle varie librerie, proprio su I giovani, la fede e discernimento vocazionale. E introducendo questo lavoro, Don Rossano Sala, che è un salesiano, vi ho detto che è stato scelto come segretario speciale del sinodo, diceva: mai un sinodo aveva con così tanta ampiezza e libertà lasciato la parola ai soggetti di cui si sta parlando. Per cui è bella questa cosa che dice Rossano, che fa notare, perché è vero, per questo sinodo molti giovani hanno già avuto modo di parlare e continuano a farlo, perché la presenza di questi invitati, che sono i 36 giovani che ci sono, doveva essere una presenza ovviamente più a latere, perché sono i padri sinodali quelli che così devono discutere. Stato. È sempre stato. E quindi loro avevano, era in previsione che dovessero intervenire, tra virgolette, marginalmente. Invece, man mano che passano i giorni del sinodo, la loro presenza, le loro opinioni, quello che vanno condividendo, sta diventando sempre più importante. Questo è anche un segno bello di questo sinodo. Di apertura. Certo. Valentina, il fatto di essere protagonisti, di poter dire la sua, un po' spaventa o... si ha la sensazione, insomma, di avere fatto qualche altro passo avanti anche per come partecipante alla Chiesa? È un grande privilegio per noi, anche, perché finalmente dopo tanti anni riusciamo a dire anche un po' la nostra. In questo si vede anche la grandezza di Papa Francesco, che sta facendo grandi passi avanti nella Chiesa.
Lo hanno notato tutti, anche se qualcuno non è d'accordo. Qualche critica c'è su Papa Francesco? Beh, certo, sì, voglio dire, intanto è una cosa quasi scontata che ognuno ha i suoi fan, i suoi seguaci, seguaci e quanti magari non sono d'accordo, ma questo penso che sia ovvio, soprattutto per una persona così pubblica, tra virgolette, come Papa Francesco, e soprattutto una persona che deve decidere una linea non è le altre, quindi di conseguenza non si può avere il 100% degli accordi. L'importante è che noi sappiamo che Papa Francesco ha come sua fonte ispiratrice il Vangelo, il suo rapporto con il Cristo che si vede molto chiaro, evidente dalla sua spiritualità e soprattutto il suo grande desiderio far sì che questo Vangelo giunga a tutti. E quindi anche ai giovani sta chiedendo di essere giovani per il Vangelo, no? A tutti, ed è un sinodo che poi mette insieme tante generazioni, lo dicevamo anche l'altra volta. Gioele sottolineava il fatto dell'accompagnamento nelle scelte. Tu sei mai stata accompagnata nelle tue scelte, in giovane età ovviamente? Io sì, ho avuto da qualcuno fatto. E ti ha dato fastidio, perché molte volte esci dalle scatole, può essere anche riferito a questo tipo di vicinanza, o no? Io ho avuto la fortuna di essere accompagnata, lo ricordavamo già nella puntata precedente, da Monsignor Castoro, da Don Salvatore. Non mi ha dato mai fastidio, anzi, uno perché mi hanno accompagnato con grande libertà, davano i consigli ma poi lasciavano a me la libertà di scegliere. E poi credo che alla nostra età un consiglio di qualcuno che ha già più esperienza di noi, che magari ha già vissuto determinate esperienze, sia fondamentale anche per decidere una retta via. Poi naturalmente sta a noi, i grandi consigliano come memoria e noi come speranza decidiamo. Poi insomma l'adulto dice te l'avevo detto io, esatto. Vero Don Salvatore? Sì, però ecco, la figura adulta è anche quella figura che è capace anche di indicare ciò che il giovane ancora non ha visto, non solo di aiutarlo a riconoscere quello che si sta vivendo, ma anche indicare orizzonti nuovi, non orizzonti che l'adulto ha già vissuto e glielo sintetizza, no, questo orizzonte, questa novità gliela sintetizza in una pillola di saggezza che consegna, ma lo indica, dice guarda che oltre i passi che hai fatto c'è già altro, oppure attenta a questo, ecco perché come dicevi tu in qualche maniera si va oltre la scatola, no? Si apre questa scatola, anche se il vescovo a cui faceva riferimento Gioele voleva indicare che dobbiamo smetterla di pensare al nostro sistema chiuso, dobbiamo allargare veramente gli orizzonti, perché anche lì il rischio di un sinodo fatto parlando tra di noi e delle cose che ci riguardano è forse un'occasione mancata, visto che Papa Francesco ha chiaramente allargato gli orizzonti dicendo che il sinodo è di tutti i giovani, dei credenti, non credenti, praticanti e non praticanti. E anche di tutti gli altri, perché proprio questo è anche il punto forza di questo sinodo, no? Il fatto che si interagisce anche con quelli che non sono più tanto giovani. Esatto, tra le generazioni. Sì, è un ritornello che torna spesso, io ricordo ancora il numero 108 dell'Evangelii Gaudium, che diceva proprio questo, no? Il rapporto tra la memoria degli anziani e la profezia, diciamo, dei giovani, che è un ritornello che continua sempre, anche in questi giorni è tornato spesso. E su questo si sofferma anche un altro amico, vedi quanti amici ti faccio conoscere, Don Salvatore, Valentina, tantissimi, un blogger, ci piace molto, seguitelo se potete. Anche su Facebook, Cristianamente è il titolo del suo blog, ed è tornato il nostro carissimo Piero Infante. Bentornato, shalom. Shalom a tutti, ben ritrovata Anna Maria. Siamo in pieno sinodo, il sinodo dei giovani. La Chiesa ha percepito l'urgenza in questo momento di farsi compagna di strada dei ragazzi. È stato subito chiaro che non si tratta di un sinodo esclusivo, non si parla dei giovani cattolici, ma è un sinodo inclusivo. A prescindere da qualunque etnia, qualunque credo e a qualunque classe sociale tu appartenga, devi sapere che se sei un giovane di questo tempo, in questo momento, adesso, la Chiesa sta pensando a te, si sta parlando di te. Proprio i ragazzi che sono lasciati un po' a loro stessi, vittime di sistemi dove la società non fa altro che appiattire l'originalità, non fa altro che inscatolare e fornire delle facili risposte, dove ci si accontenta delle briciole che cadono dal tavolo dell'esistenza. Tu devi sapere che hai diritto a bellezza, hai diritto a bellezza.
nella vita c'è un tesoro che ti spetta di diritto. E allora ecco perché il Papa, nella lettera preparatoria a questo sinodo, ha richiamato l'attenzione sulla chiamata vocazionale di Abramo. Quel lek-leka, quel vai per te, vai verso di te, vai a scoprire chi sei, rompi ogni schema, quell'inquietudine che senti dentro, tipica dell'adolescenza, è benedetta. Non tramutarla in tristezza, non lasciarti incatenare, rompi ogni schema, usala come motore nell'esistenza, vai a scoprire chi sei. Cammina sulle acque, guarda il cielo, tu hai diritto a bellezza, c'è un tesoro per te che ti aspetta, aspetta soltanto te. Questo è un sinodo molto importante, non vuole fornire facili risposte, ma vuol far nascere domande. Oggi non ci facciamo più domande, non sogniamo più. Questo sinodo vuole creare domande e lasciare che ogni ragazzo tragga le sue risposte, così che ogni via diventi sentiero, diventi percorso, verso la gioia, verso la felicità. E allora lasciati lanciare come una fionda nell'esistenza. Shalom a tutti. Buona domenica. E buona domenica a te, grazie per essere ritornato. Ti aspettiamo anche per le prossime puntate, chissà con quanto altro materiale. E allora, tante sono le voci, come vedi, Don Salvatore, bello, che noi raccogliamo. Ti piace, Valentina? Certo, questo? Molto. Poi, insomma, è giusto anche sentire, certo, altri. Bello, bello. No, no, è vero. Anche perché è proprio questa l'idea, no? Mm. È vero, sinodo, mettersi, fare strada insieme con le voci di tutti, no? Questo discernimento comunitario e non più discernimento fatto da uno soltanto, come magari poteva essere una volta. Qualcuno a casa avrà qualche bisogno, noi vi lasciamo un attimo in pausa e ci ritroviamo fra poco. Ed eccoci qua, fatto è siamo quasi alla fine della nostra domenica insieme, in realtà poi la domenica prosegue con tanti impegni. Don Salvatore, vogliamo ascoltare anche Margherita, che ci ha segnalato Valentina, è preziosissima come collaboratrice Valentina. Parla di ascolto, ma anche di dialogo. Ascoltiamo. Cosa dire? Siamo a metà di questo sinodo e stiamo lavorando sulla seconda parte, quindi si entra proprio nel fulcro. Ciò che emerge tantissimo è questo dialogo intergenerazionale, un dialogo che nasce all'interno delle congregazioni generali, dove i giovani sono chiamati a parlare e parlano ed esprimono anche liberamente il loro pensiero, e poi nei circoli minori, dove in un rapporto più intimo, potremmo definirlo così, i giovani sono chiamati ancora di più a parlare e ad interloquire, come se fosse una domanda risposta, risposta domanda. Ed ecco che qui nasce tutto il generativo di questa discussione, che porterà sicuramente dei frutti non solo per questo sinodo, ma anche per tutte le chiese, affinché possa essere, ecco appunto, proprio generativo, è la parola che mi viene di più in mente. E poi la bellezza dell'ascolto, di questo ascolto che fluisce. E quindi i lavori vanno avanti e vengono fuori tantissimi spunti anche per voi giovani, per vivere adesso senza aspettare, insomma, la fine dei lavori, vero Valentina? Certo, sì, ne si respira un'aria di grande freschezza, di grande gioventù e nel nostro cuore c'è tantissimo entusiasmo. Allora, oggi è anche la giornata missionaria mondiale e tante sono state le iniziative, tanti temi poi all'interno di un unico tema che vai a vedere si intreccia con quello del sinodo. Sì, non a caso, infatti lo slogan, il tema è i giovani per il Vangelo. Mm-hmm. Perché? È proprio perché è chiaro che la missione appartiene a tutta la Chiesa, no? E alla missione della Chiesa sono chiamati tutti, in modo particolare ecco i giovani, perché questo sinodo è anche un modo per restituire ai giovani questo grande protagonismo, quindi non solo la missione della Chiesa nei confronti dei giovani, ma soprattutto la missione stessa dei giovani, e non solo nei confronti dei loro coetanei, come pensavamo un po' fino a qualche tempo fa, i giovani per i giovani, ma i giovani che in verità contagiano
tutti con la loro freschezza e con la loro giovinezza, che è quella freschezza e quella giovinezza che spesso Gesù richiede ai suoi interlocutori nel Vangelo. E come si fa per rimanere giovani? No creme. Noi siamo contrari alle creme. Io non le uso proprio. Non hai bisogno. Per restare giovani bisogna aprire il cuore al prossimo. Lo dice anche padre Giulio Albanese in questo piccolo video. La certezza che abbiamo, scrive Papa Francesco, è che la fede resta sempre giovane quando ci si apre alla missione. Citando l'illuminato magistero del suo predecessore, San Giovanni Paolo II, Papa Francesco ricorda che la fede si rinvigorisce quando si vive la missione da protagonisti. La missione dunque non è una questione, come dire, anagrafica. Si tratta di coltivare sempre e comunque un cuore aperto all'alterità, al mondo, un cuore capace di amare e di essere amato, affermando e testimoniando i valori del Regno. Stando in questa parrocchia e lavorando soprattutto con loro, questi ragazzi della casa famiglia, si impara e si cresce nel servizio. Facendo della propria vita un servizio, questo ti aiuta a mantenerti giovane dentro, perché facendo un servizio ogni giorno è diverso dall'altro. Certo, questo è faticoso, ma è una fatica che ti mantiene in allenamento, è una fatica che ti mantiene un po' in qualche maniera in forma, perché ti rimette sempre in gioco e tu devi reinventarti ogni giorno. Beh, quando è che una situazione invecchia? Quando si accartoccia, quando si chiude, muore. Quando non è più utile a nessuno, muore. Sono originaria dell'Albania e ho scelto di fare servizio civile in Tanzania e per diversi motivi, ma uno di questi è ridare l'aiuto che ho ricevuto quando ero bambina. Questi 5 mesi per me sono stati una trasformazione, un accettare e un conoscermi meglio nel condividere tantissime esperienze forti. E tante sono le possibilità per i giovani, a partire dal servizio civile. Mai sentito parlare di servizio civile, Valentina? Proprio ultimamente c'era un bando in corso. Sì, sì, annualmente mi pare. Tanti ragazzi poi decidono anche di andare un po' più lontano a dare aiuto, a dare il proprio cuore, oltre che le mani, mettendole in pratica, per il prossimo, per i bambini che soffrono, i più poveri. Invitiamo tutti i giovani presenti o anche i genitori, educatori che magari vedono i propri figli, i propri ragazzi che stanno lì a cercare qualche esperienza che in qualche maniera possa riaprire, riallargare gli orizzonti della vita, magari a cercare proprio o dal proprio parroco, dal proprio educatore o all'ufficio missionario, l'ufficio che è per la cooperazione tra le chiese, a chiedere se ci sono esperienze in atto, quindi la possibilità anche di vivere un'esperienza di un volontariato, un campo di lavoro o anche il servizio civile presso strutture che sono magari collocate al di fuori dei confini nazionali, perché davvero chi si mette come protagonista in queste esperienze nuove di missione, di carità, veramente allarga il proprio cuore. E sul sito Missio Italia ci sono tantissimi racconti poi di esperienze fatte proprio lì sul posto, quindi vi invitiamo anche ad andare a visitare questo sito. Giornata mondiale missionaria questa di oggi, ma vogliamo dare anche un altro appuntamento che vedrà protagonista, tra gli altri ovviamente non è l'unico, anche Don Salvatore, che è responsabile della pastorale giovanile diocesana, ma viene contattato anche per altri motivi. C'è un festival di cultura cattolica dal 16 al 18 novembre qui a San Giovanni Rotondo. Il titolo è Together. Together. Mi viene in mente una canzone dei Beatles. Può essere? Sbaglio? Non lo so. No, ok, come non detto. Potrebbe essere, diamo il compito a casa ai nostri telespettatori. Come non detto, ci sono delle modalità per iscriversi, ma diciamo che fondamentalmente è un tema che ci interessa perché parla di amore.
Sì, si parla di amore, di ritmo della vita, quindi di dinamiche proprio esistenziali molto forti, molto belle, ma l'obiettivo reale è quello di intanto di metterci insieme, di confrontarci anche sui vari linguaggi della vita. Infatti credo che le persone invitate siano diverse, siano tante, io non sono l'unico, sì. E anche gli ambiti dai quali provengono queste persone sono molto molto diverse, però tutti per cogliere da punti di vista diversi quello che è un po' il ritmo della vita. Io leggo, perché non sono preparatissima, il filo conduttore scelto per questa prima edizione di Together sarà Ritrova il tuo ritmo. E ci sono diverse modalità per iscriversi, a partire dalla visita del sito di questo link ingannevolecomelamore.it, registrazione Together 2018, fuoco comune. Poi ci sono dei numeri di telefono al quale chiamare per avere ulteriori informazioni. Ma diciamo che vogliamo mostrarvi il promo che annuncia questo evento, insomma, dal 16 al 18 novembre si terrà qui a San Giovanni Rotondo, poi torniamo a parlarne. Per riaccendere il fuoco che ci accomuna, io e te, together. Bellissimo. Allora, io ho il telefono tra le mani perché è proprio qui che sto prendendo tutte le informazioni, potete farlo anche voi. È un'iniziativa inedita, imperdibile occasione di gioia, di formazione e condivisione. Dal venerdì pomeriggio, quindi 16 novembre, alla domenica a pranzo si potrà assistere a spettacoli musicali, partecipare a laboratori esperienziali di creatività, a momenti di incontro, riflessione, preghiera, conferenze e interventi di esperti sulle materie più disparate. Abbiamo visto anche nel promo, si va dall'arte alla fisica, letteratura, diritto, biologia, filosofia, musica, c'è di tutto, quindi non perdete questa occasione. Tutte le informazioni le trovate sulla pagina Facebook, sul sito ingannevolecomelamore.it, dai frati Cappuccini alla diocesi di Manfredonia, come referente c'è Don Salvatore Miscio. Anche noi della redazione possiamo indicarvi qualcos'altro, però insomma è interessantissimo come evento, quindi partecipate. Valentina, io e te se siamo libere ci andiamo. Possiamo andare. Ormai io e te ci facciamo qualche viaggetto insieme, si spera. Ci dobbiamo organizzare. Ci dobbiamo organizzare anche noi. Ok, io ringrazio Don Salvatore ancora una volta per essere stato qui grazie con noi. Grazie a tutto il supporto, alla preparazione che tanti apprezzano. A Valentina che rappresenta i giovani, finalmente ce l'abbiamo anche noi giovani in studio.
Don Salvatore, Valentina, buon pranzo, buona domenica. Buon pranzo e buona domenica anche a voi. Ci aggiorniamo per il prossimo incontro. Ciao. Ah, dimenticavo, non cambiate canale perché subito dopo si parla di fede, di giovani ovviamente, con Don Emanuele Spagnolo in ripetita Juvent. La Chiesa si mette in religioso ascolto della parola di Dio. È un po' come se la Chiesa si fermasse e ascoltasse in religioso silenzio il Signore che parla attraverso la sua parola e la storia. E giunge ad un unico cuore che poi è quello che pulsa, quello della Chiesa viva, no? Che vive nel mondo. Cinquant'anni fa, in questo giorno, anche io sono stato qui in piazza con lo sguardo verso questa finestra dove si è affacciato il buon Papa, il beato Papa Giovanni, e ha parlato a noi con parole indimenticabili, parole piene di poesia, di bontà, parole del cuore. Eravamo felici, direi, e pieni di entusiasmo. Il grande concilio ecumenico era inaugurato, eravamo sicuri che doveva venire una nuova primavera della Chiesa, un nuovo Pentecoste, con una nuova presenza forte della grazia liberatrice del Vangelo. Anche oggi siamo felici, portiamo gioia nel nostro cuore, ma direi una gioia forse più sobria, una gioia umile. Il fuoco dello Spirito Santo, il fuoco di Cristo, non è un fuoco divoratore, distruttivo, è un fuoco silenzioso, è una piccola fiamma di bontà e di verità che trasforma da luce e calore. Sì, Cristo vive e con noi anche oggi. E possiamo essere felici anche oggi perché la sua bontà non si spegne, è forte anche oggi. Re Verbo, il piccolo grande gioiello del Concilio Vaticano II, che attribuisce alla scrittura il ruolo più importante. La scrittura è importante nella liturgia, nella predicazione, nella teologia, nella vita quotidiana. Un documento un po' travagliato perché è stato approvato solo quasi alla fine del concilio, ma davvero potremmo dire che è la prima di tutte le costituzioni del concilio. È proprio nel suo prologo che è così veramente pregnante. In religioso ascolto della parola di Dio e proclamando la conferma fiducia, il sacro concilio aderisce alle parole di San Giovanni, e qui si cita il prologo. Perché è così importante? Perché il proemio rappresenta questa frase, quello che poi è stato il concilio. La Chiesa è il popolo di quelli che ascoltano, un po' come ci ricorda l'Apocalisse, gli acuontes, quelli che ascoltano. Noi siamo i figli di quelli che ascoltano, quelli che vengono davvero, vivono il primato della parola. La Chiesa, ci insegna il concilio, è serva della parola di Dio. Vive sotto la parola di Dio, in questo movimento di ascolto e di annunzio. Lo diceva anche il cardinale Joseph Ratzinger, che poi diventerà Benedetto XVI. Tutta la vita della Chiesa davvero procede da questo ascolto. Ogni suo atto di parola dipende dall'ascolto. Ma è importante quello che ribadisce. La Bibbia dice così, la De Verbum,
non è subito parola di Dio, ma le sante scritture contengono la parola di Dio, perché la parola è una realtà che supera il libro santo, è una realtà vivente, efficace, onnipotente, eterna. Con quella parola Dio ha fatto la creazione. Il termine ebraico davar, parola, significa anche storia, anche evento. Ed è lo Spirito il grande ispiratore, anche il grande interprete della scrittura. Ma noi dove prendiamo soprattutto la parola di Dio? Nella liturgia, soprattutto nella sacra liturgia. Perché, come ci insegna la Dei Verbum, riprendendo l'episodio della sinagoga di Nazareth di Luca 4, ogni volta che vi è una proclamazione della parola di Dio nella liturgia, quel testo della scrittura che viene letto e proclamato è parola viva per l'oggi, a beneficio di questa comunità che è Kaal Adonai, cioè è stata radunata in assemblea, è ecclesia. E quando il lettore dice "sta scritto", è parola di Dio, quella parola è parola vivente per ognuno di noi. Per questo noi dobbiamo ascoltarla con molta attenzione, e noi dialoghiamo attraverso la parola. Ci viene declamata la parola, rispondiamo con i salmi, così che la parola tende alla liturgia e noi nella liturgia rigeneriamo la parola. C'è questa struttura meravigliosa che si chiama dialogica. E poi la grande scoperta o riscoperta del concilio della Lectio Divina, quella frequentata da tanti monaci per tanti secoli nella vita della Chiesa. È importante una lettura quotidiana delle sante scritture, perché solo così si svela la presenza del volto di Cristo. E noi nella Lectio Divina, il fatto di leggere, di meditare, di pregare, di vivere, davvero impariamo da questo metodo davvero a scrutare nel testo la presenza di Dio. Ed è importante l'atteggiamento con cui ci mettiamo davanti alla parola, perché la lettura biblica deve diventare ascolto grazie alla fede, quindi ascolto personale, ascolto comunitario, ascolto contemporaneo, perché davvero la lettura della scrittura accompagnata dalla preghiera ci porti in quel dialogo meraviglioso che è il colloquio tra Dio e l'uomo. E allora davvero facciamo nostra la scrittura, ricordando, dice il Concilio, che per capire bene la parola di Dio bisogna viverla. Ecco, la chiave di lettura, diceva anche Giovanni Cassiano, della scrittura è l'esperienza viva che noi ne facciamo, un po' come diceva il grande San Francesco d'Assisi. E allora è importante ascoltarla e accogliere lo Spirito, che davvero è la forza che può rinnovare continuamente e farci comprendere. Per cui il testo biblico è davvero compreso quando l'azione dello Spirito, che è l'ispiratore di questa meravigliosa parola, ne è anche l'interprete, perché è un Dio che si è detto, è un Dio che dice, e quel suo dire è proprio il Logos, cioè il Figlio unigenito di Dio. Lui è quella parola meravigliosa che continua a parlare al mondo di oggi. Allora la Dei Verbum ci insegna che Bibbia e vita, ascolto della parola e testimonianza dei credenti procedono insieme. E così, in religioso ascolto della parola di Dio, noi siamo più Chiesa, più testimonianza di Dio e soprattutto uomini di fede. Tanti i frutti del Concilio Vaticano II. Quest'oggi in modo particolare ci soffermeremo su un grande documento, uno dei quattro grandi pilastri, la Dei Verbum. Partiamo dalla Dei Verbum perché potremmo dire è un po' il documento che dà il tono a tutto il Concilio. È il primo non in ordine cronologico ed è un documento che ha avuto nella sua formazione anche una storia abbastanza travagliata. Pensiamo che ci hanno messo 3 anni per realizzarlo tutto, perché non tanto perché c'erano idee contrastanti, quanto proprio perché si parlava nella Dei Verbum delle cose più preziose che sono in mano alla Chiesa, di quello che la Chiesa ha di più prezioso, che è proprio la scrittura, la parola di Dio. Per cui
non si parla tanto della scrittura intesa come un libro, quanto di ciò realmente che Dio vuole dire e racconta all'uomo. Ecco perché anche una storia è un documento che ha una storia molto complessa. Se provassimo ad aprire questo documento, ci troviamo di fronte ad un proemio. Ci troviamo di fronte a un proemio che è in qualche modo uno dei punti più alti dell'intero documento, dove si dice, queste sono le parole, la Chiesa si mette in religioso ascolto della parola di Dio, che è un po' quello che la Chiesa fa durante tutto il Concilio, che è un po' lo stile che la Chiesa dovrebbe prendere, no? Durante tutta la sua vita e nella vita concreta, quella fatta così dei giorni quotidiani che passano, il religioso ascolto. E questo si collega un po' a quello che abbiamo detto il nostro scorso incontro, quando dicevamo che è una Chiesa che decide di mettersi in ascolto. Allora è un po' come se la Chiesa si fermasse e ascoltasse in religioso silenzio il Signore che parla attraverso la sua parola e la storia. È un doppio ascolto che però, come dire, giunge ad un unico cuore che poi è quello che pulsa, quello della Chiesa viva, no? Che vive nel mondo. Questa rivelazione di Dio si inserisce nel tempo e nella storia degli uomini, storia che diventa il luogo in cui possiamo constatare l'agire di Dio a favore dell'umanità. Egli ci raggiunge in ciò che per noi è più familiare e facile da verificare, perché costituisce il nostro contesto quotidiano, senza il quale non riusciremo a comprenderci. La storia non è un semplice succedersi di secoli, di anni, di giorni, ma è il tempo di una presenza che le dona pieno significato e la apre ad una solida speranza. Dove possiamo leggere le tappe di questa rivelazione di Dio? La Sacra Scrittura è il luogo privilegiato per scoprire gli eventi di questo cammino, e vorrei ancora una volta invitare tutti in quest'anno della fede a prendere in mano più spesso la Bibbia per leggerla e meditarla e a prestare maggiore attenzione alle letture della Messa Domenicale, tutto ciò che costituisce un elemento prezioso per la nostra fede.